Ci siamo, Celtic Ferencvaros, ragazzi. Ricordo, una partita importantissima. Andiamo a sistemare le maglie e poi giochiamo. Ragazzi, andiamo a giocare. Abada. Gira tutto, Abada, nella zona di Popescu, lo fa benissimo. McGregor. Serve ancora Popescu, lo fa al momento giusto. Popescu calcia! È un super gol quello di Popescu! È un gol pazzesco! Che gol ha fatto! Gran palla di McGregor, poi Popescu, un diagonale perfetto sotto l'incrocio! È 1-0 per noi! 1-0 Celtic! Ragazzi, che tiro! Che tiro! Guardate dove l'ha messa, lì! Sotto l'incrocio! Toglie le ragnatele dall'incrocio! Popescu! È 1-0 per noi! 1-0 per noi! Armstrong! Abada! Abada, vola Abada, vola Abada, vola Abada! L'hai visto in mezzo! L'hai visto, c'è Divock! 2-0! 2-0! Divock Origi si sblocca finalmente! Dopo un po' di partite sottotono è tornato! È tornato Divock gamba di ferro! È tornato! 2-0! Gran palla messa in mezzo da Abada e poi Divock da lì. Di controbalzo, può solo metterla dentro. Armstrong! Armstrong! Che palla di Armstrong per Divock! Non ci credo! Era una palla perfetta! Attenzione Ayer, Rogic, c'è Armstrong, serve Ayer, questo è un gol pazzesco, 3-0, la chiudiamo immediatamente, 3-0 Celtic Ayer. Cioè guardate, l'inserimento di Ayer, Armstrong lo vede, gli dà una palla, e poi Ayer fa quello che deve fare, la mette lì, ed è 3-0 Celtic. Divock. Divock allarga tutto per Abada. Palla per Popescu. Occasione. Occasione per il 4-0. Occhio. Attenzione a Ferencvaros che attacca. Non si arrende. Online. Araki. Serve Turbul che calcia. Ed è 4-0. 4-0. Chiusa definitivamente questa partita. Chiusa definitivamente con Turbul. Assist. Dell'Araki de volante. Araki. Andiamo al risultato. 4-0. Finisce così. Vinciamo 4-0. Allora, lo possiamo dire ragazzi. Siamo agli ottavi di Europa League. Questa è la classifica. E ci siamo arrivati con due giornate d'anticipo. Siamo a 10 punti. Betis 7. Quindi se dovessimo perdere tutte e due, ma che vada, passiamo come secondi. Quindi siamo agli ottavi di Europa League. E già è un ottimo risultato questo. Perché comunque abbiamo una squadra alla fine buona, sì, ma cioè ragazzi, per vincere l'Europa League serve un'impresa. Anche perché comunque avevamo un girone molto difficile. Andiamo avanti in campionato e simuliamo sperando di fare punti che sarebbero importanti, perché dobbiamo vincere il campionato. 2-0, ottimo. Vinciamo anche 3-0, ora ci aspetta l'Europa League. Ragazzi, io sapete cosa vi dico, simulerei tutto, facciamo una stagione un po' più veloce, non giochiamo queste due di Europa League, tanto siamo passati. Anche se dovessimo passare come secondi, chi se ne frega. Cioè, tanto le squadre forti, se vogliamo andare avanti, le dobbiamo affrontare. Quindi va bene così, simuliamo tutto, dai. Simuliamo fino a qua. Perdiamo con il Bayer Leverkusen. Questo non ci voleva. Vinciamo in campionato. Arriva la prima sconfitta in Europa League, ma non giocando, quindi è da valutare anche questo. Vinciamo con gli Hertz, attenzione, vediamo un po', con il Dundee vinciamo 4-2, 3-3, va bene, dai, pareggiamo, ci fermiamo, quindi non arriva un'altra vittoria, ma andiamo avanti, torniamo a vincere in campionato, ottimo, campionato vinciamo ancora, pareggiamo, ok, calma, turno preliminare intanto c'è per l'Europa League, prima di scoprire i nostri avversari, e guardate che partite ci sono, Eintracht Atletico, Shamrock Rovers, Shakhtar, Dinamo Zagabria Sporting, Napoli City, Monaco Malmö, Bayer Leverkusen Lille, Rangers Benfica e Lazio United. Ragazzi, entrambi Manchester in Europa League. Io so che prenderemo tipo il City o qualcuno del genere. Andiamo avanti simulando da calendario e scopriremo, vedendolo dal calendario, chi sarà il nostro avversario. Intanto ragazzi, con i Rangers, sarebbe da giocare ma la simuliamo. Con i Rangers vinciamo con i Rangers, ragazzi, vinciamo con i Rangers, ottimo. Tre punti fondamentali questi. Ragazzi, in Coppa, non possiamo uscire, vinciamo 3-0, meno male. Pareggiamo intanto in campionato, vediamo che si fa.
e torniamo a vincere. Continuiamo a simulare aspettando di sapere il nostro avversario in Europa League. Vinciamo il campionato intanto. Allora, in Coppa continuiamo a vincere, in campionato ci fermiamo con un pareggio. Vediamo questi due di campionato cosa si fa. Vinciamo in campionato, ottimo. E si vince. Siamo contro il Benfica agli ottavi di Europa League. Ragazzi, ho brutti ricordi con il Benfica, perché nella carriera con il Porto è l'unica squadra che in tre stagioni non abbiamo mai, e dico mai, battuto. O meglio, abbiamo sempre perso. Sempre. E questo mi spaventa. Sempre perso. Andiamo a vedere tutti gli ottavi. Allora, United, Sparta Praga, Sporting Real Sociedad, Monaco, Leicester, Benfica, Celtic. Ragazzi, Napoli, Marsiglia, quindi vuol dire che il Napoli ha buttato fuori il City. Atletico, Micilan qua. Shakhtar Olimpico, se Leverkusen West Ham. È tostissima questa Europa League. Poteva andare meglio, ma come peggio, sono d'accordo. In campionato, ragazzi, simuliamo queste due prima dell'Europa League. La prima la perdiamo clamorosamente e vinciamo la seconda. Adesso c'è l'Europa League e ora dobbiamo giocare. Allora, ragazzi, siamo pronti per l'andata degli ottavi di Europa League, Benfica Celtic. Andiamo a giocare, importantissimo. Ok, la recuperiamo con il lottatore, McGregor. Gamba di ferro, Divock! Siamo avanti! È un super gol quello di Divock Origi! Gamba di ferro, Divock ha colpito! Controlla! Si gira, salta l'uomo con il controllo! E poi una fucilata! Diagonale vincente di Divock! È 1-0! Calma! È 1-0, eccolo qua! Siamo avanti noi! È ancora lunghissima la partita, è lunghissima anche perché c'è il ritorno, quindi calma. Attenzione a Divock. Popescu! Divock! Serve Abada di là! Abada! 1-2 micidiale del Celtic! Abada! 2-0 per noi! Buca le mani al portiere Abada! Divock allarga, vede Abada tutto solo, controlla e tira! Ed è 2-0! Gol e assist per gamba di ferro Divock! Abada! Buca le mani al portiere! 2-0 per noi! Dai ragazzi! Cioè, quello che serve a noi per andare avanti in questa competizione è entusiasmo. Attenzione Dolberg! L'astronauta! E poi Joart! Attenzione, la recuperiamo Olaina, messo giù, conquista fallo Olaina che ha provato un dribbling impossibile lì, non si deve fare. L'astronauta Armstrong, Abada, l'ha visto, non è in fuorigioco, Abada la mette in mezzo per Divock che non arriva Divock, occasionissimo ancora Rogic, l'astronauta può calciare! Ha colpito l'astronauta Armstrong! 3-0 Celtic al 24esimo! Super gol dell'astronauta! 3-0 Celtic! Che entusiasmo questa squadra! Rogic la conquista! Armstrong fa una giocata assurda! 3-0 per noi! Che giocata dell'astronauta! Ma guardate Origi come si è abbassato, ragazzi! Mamma mia, cheat, non abbiamo mai vinto contro il Benfica, lo so ragazzi che non abbiamo mai vinto con il Benfica, come ho detto prima, ma calmissima ragazzi, stiamo giocando sulle ali dell'entusiasmo, attenzione, calcia, Juart, attenzione ragazzi, Olaina lì, indietreggia per Mete che sta facendo un'ottima partita, Mete. Attenzione, no, Yaremchuk, no! Gol del Benfica. Errore mio, sono andato troppo a cercare l'anticipo della sua giocata e ci è saltato secchi, quindi calma. Lo avevo detto, calma. 3-1 ha segnato il Benfica, eccolo lì l'errore. Poi sul primo palo, vabbè, va bene così, ma calma. Non ci sono spazi, quindi Abada. Con calma, giriamo. Juranovic la può mettere in mezzo. Lo fa adesso! Signori! Ha segnato! McGregor!
4-1. Vada la telecamera. Vada la telecamera, McGregor. 4-1, ha segnato il capitano. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Gran cross di Juranovic e poi McGregor. Da lì, tutto solo, la butta dentro con un gol al volo. Eccolo qua il lottatore McGregor. 4-1 per noi. Armstrong per Abada, apre tutto. Abada, non riesce a saltare, sei quell'uomo, la recupera. Attenzione, di là, sì, Popescu. Popescu, non ci credo. Doveva tirare subito, che occasione. Ma che giocata di tacco avevamo visto. Starfelt. Juranovic, no, no. Incredibile, che salvataggio di Abada mi sembrava. Mi sembrava Abada, che salvataggio sulla linea. Attenzione, Joart. Quanto abbiamo rischiato, rivediamolo, eccolo. Mi sembra sia Abada, goal line technology. La goal line technology ci conferma che la palla non è entrata. Sì, sì, è proprio Abada. Che salvataggio sulla linea fatto. Mamma mia. Attenzione, Starfelt ancora, chiude il cancello, mette il lucchetto ora Araki. Possiamo ripartire in contropiede. Palla per Campbell. Campbell, serve Araki. Tienila, non la tiene. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Mite. Sarà il Benfica, la palla è lì, chiusura. Perfetta, poi ancora Benfica che insiste. Calcia, Joart. Joart dice di no. Sarà il Benfica che prova a fa- attenzione, no. Olaina non arriva. Si è creato il buco, si è creato il buco. Non ho fatto in tempo ad andarlo a chiudere. E questo è un gol pesante. E questo è un gol pesante per il ritorno, eh. È un gol pesantissimo questo. 4-2. Non ci voleva. Cioè, si è creato il buco lì. Si è creato il buco. Non ho fatto in tempo con Olaina. Poi gran gol, c'è da dire questo. Finisce qua. 4-2 per noi, ragazzi. Un risultato importante in vista del ritorno. Peccato per quel gol che abbiamo subito quasi allo scadere. Però questo è un risultato importante. Davvero, davvero importante. Ora bisogna fare il nostro anche al ritorno. Siamo pronti e speriamo di conquistare i quarti di Europa League. Andiamo a giocare. Calcia, 1-0, 1-0 Benfica. L'avevo detto che stavamo soffrendo, ragazzi, ed è difficile, non è facile, non è facile. 1-0 Benfica in casa nostra, e questo può vuol dire, cioè potrebbe voler dire tanto, quindi calma. Attenzione, 2-0 Benfica, ragazzi, 2-0 Benfica al Celtic Park. Non ci siamo, no, non ci siamo proprio, non ci siamo, Benfica che ha proprio un'altra testa in questa partita rispetto a noi, noi non siamo ancora entrati in campo. Dalla panchina c'è delusione, lo vediamo, perché non ci siamo, non ci siamo davvero. Aia ragazzi, rimontata, speriamo di no, speriamo di no. Per me sei troppo preso dalla chat, lo so ragazzi, è vero, dovrei forse non rispondere più per questa partita, se me lo concedete lo faccio, se non vi offendete. Palla per Divock, l'hai visto, vai Rogic. Vai Rogic, miracolo, miracolo del portiere. Abbiamo avuto l'occasione, abbiamo avuto l'occasione. Quindi calma, calma, calma. Juranovic dalla bandierina. Palla in mezzo, va Olaina. Traversa incredibile. Traversa di Olaina. La palla rimane lì ancora Olaina. Calcia ancora Olaina. Triplo occasione per Olaina. Vicinissimi al gol. Se ci concentriamo qualcosa possiamo fare. Quindi... ripeto, concedetemi un po' di silenzio che proviamo a passare ai quarti, perché sarebbe importantissimo. Che allarga tutto e lo fa alla grande nella zona di Abada, che entra in mezzo al campo. Abada vede Rogic. Rogic, Armstrong, ancora Abada. Abada, Origi, superazione del Celtic che la riprende con Divock Origi. Ma che azione, che giocata questa. Armstrong, Abada, poi non è egoista, vede Origi in mezzo, lo serve, è tutto solo, da lì, Divock gamba di ferro, non può sbagliare, ed è 2-1, gol importantissimo questo, gol importantissimo, esulta Divock, ce lo meritiamo. Non avevamo capito nulla fino adesso, non avevamo capito nulla, ci siamo messi lì ed arriva il gol. Armstrong, 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 Abada, calma ancora, Rogic. Può calciare da lì Rogic, lo fa! Eccolo qua il 2-2! Eccolo qua il 2-2, gol pazzesco di Rogic! 2-2!
Dove va a esultare con i suoi tifosi Rogic? È un gol pazzesco questo! Tiro a giro sul secondo palo di Rogic! 2-2! 2-2 l'abbiamo ripresa! L'abbiamo ripresa! No, non la perdiamo così! Juranovic, che chiusura di Ayer! E ora Bada! Apre tutto, lo fa benissimo nella zona di Olaina, che può servire Campbell, ripartiamo, Campbell, Armstrong, Abada, rimonta completata, Abada, 3-2 Celtic, da 2-0 a 3-2, rimonta completata, rimonta pazzesca al Celtic Park, ma che partita sta facendo Abada? Un partitone, anche di Armstrong è davvero un partitone. È finita, finisce qua, 3-2, una rimonta pazzesca, e siamo ai quarti di Europa League. Siamo passati da avere il Benfica come bestia nera nella carriera con il Porto, ad averla in questa carriera e vincere l'andata 4-2 e il ritorno 3-2 in rimonta. Esultano, festeggiano i tifosi del Celtic. Celtic Park in delirio per questa partita. Siamo ai quarti di Europa League. Abada Kadabra, gran prestazione la sua. E andiamo a vedere con chi siamo ai quarti di Europa League. Mamma mia, che spettacolo qui in Benfica. Contro il Napoli, ragazzi. Contro il Napoli. Mamma mia, vediamo cosa riusciremo a fare.